Le donne al potere del calcio italiano soltanto 10 anni fa sarebbe stato impensabile al vertice societario. Di Bologna e Roma ci sono Francesca Menarini e Rossella Sensi, caratteri diversi, background simili, per la prima volta una partita di Serie A, una sfida tra presidentesse, quadrata la presidentessa della Bologna Francesca Menarini, ma Bologna-Roma è anche l'esordio in panchina di Sinisa Mihajlovic, l'ex delfino di Mancini che da stasera inizia a camminare da solo. Pallone centrale ad Hilton, all'indietro per Carrusen, verticale per Marchini, grande azione, Marchini in area, parte il tiro, Dori, la palla resta lì, Di Maio non riesce a ribadire. Arriva Sisiglio, va alla traversone, Vucinic non ci arriva, e il pallone che viene messo forse in calcio d'angolo, no, non è stato toccato, è rimesso dal fondo. L'acquisto di Brighi, Brighi va in percussione, cerca Perrotta, poi arriva Pizarro, insiste la Roma, il cross di Pizarro, Vucinic! Non era facile, palla tra le braccia di Antonioli. Totti in verticale per Pizarro, arriva Sissini, pallone, Vucinic! E questo invece era facile, quasi un calcio di rigore. A vuoto Juan, l'apertura per Aliani, si allarga Di Vaio, parte da sinistra, punta Sissinio, Di Vaio, grande giocata, Di Vaio ancora, insiste, parte il tiro, palla fuori, grande giocata di Di Vaio. Il pallone per Lanna, tunnel a Sisinio, adesso c'è superiorità numerica del Bologna da questa parte, pallone per Marazzina, cross e passa Di Maio! Praticamente non c'è barriera, Pizarro invece allarga, il pallone per Tonetto, una deviazione, palla che si penna, Totti la controlla, Totti parte il tiro, rete, rete, Totti! Il colpo del campione, perché ha aspettato a tirare di collo, gli altri tre giocatori sicuramente sono stati presi, lui è andato un po' defilato e poi ha trovato il primo palo, forse Antonioli sicuramente poteva intervenire meglio, ma il tiro era forte, teso. Zona tiro, Di Maio si accentra, Di Maio parte il tiro, la palla alta sopra la traversa. Il Bologna alza le baricentro e il rilancio di Antonioli, cerca la testa di Bernacci, di testa per Otta, pallone che diventa buono, Di Maio, la deviazione! Non si Juan, palla fuori. Terzi, Carrus, il destro in area, Di Maio prolunga, palla all'interno dell'area, cerca l'acrobazia, Marazzina non trova il pallone, Modingai va in percussione, un ripallo, pallone che diventa buono per Di Maio, e il cross in area, colpo di testa in rete! Sisiglio, Sisiglio, clamoroso autogol! Mi sembrava quello di Dennis domenica con il Napoli a Milano, voleva sicuramente rimettere il calcio d'angolo, la palla era molto difficile, c'era dietro Pannacci sul secondo palo. In 5 a saltare della Roma, parte Sisiglio, palla nel mucchio, troppo su Antonioli che viene presa sicura. Si è andato anche al quinto minuto di recupero, game over, al Dallara, finisce 1-1 tra Bologna e Roma, l'autorete di Sisiglio, sciupa una grande occasione per la Roma che quantomeno fa il primo punto dopo 5 sconfitte in trasferta, il primo punto anche di Mihajlovic. Abbiamo preparato bene la partita.